Tocca per primo! A Romeo! O a Giulietta! Salve, parla con Castillo. Salve, parla con Castillo. Non potrò rispondervi. Attendete il segnale e lasciate un breve messaggio. Vi richiamerò il più presto possibile, grazie. Sono Eden. C'è stata un'altra rapina nell'albergo e mi chiedevo se tra tutti i tuoi impegni potresti trovare un po' di tempo per fare qualche indagine per noi. Oggi sono a San Francisco per lavoro, ma vorrei trovare un tuo rapporto al mio ritorno. Avevo detto un messaggio breve. Sei peggio del capo della polizia. Nick, guarda fuori. Cosa c'è? Che colori stupendi, è l'alba. È valsa la pena di restare sveglia. Guarda che spettacolo fantastico. Non c'è niente di più bello e struggente, non credi? Sì, hai ragione. Una giornata che inizia così è una delle meraviglie della vita. Senti, Nick, com'è irreale questa pace intorno a noi. L'ho persa. L'ho persa. Talmente bello che non riuscirei mai a descriverlo. Aveva un potere su di me che vinceva ogni logica. Io
Non so spiegarlo. Lei sapeva sempre cosa fare quando avevo bisogno del suo aiuto. Anch'io cercavo di aiutarla quando ne aveva bisogno. Ma se solo potessi farlo adesso. Noi sapevamo bene che cosa c'era tra noi, sapevamo che era un bene prezioso. Non la fermerò, io le voglio molto bene e desidero solo la sua felicità, credi. Va bene, anche se fosse come dice lei, io so che non la renderà felice a lungo. E chi può farlo, tuo padre? Eccomi. Oh, bene, ne approfitto per andare ad aiutare Aurora a preparare il tè. Vi lascio soli per un po', d'accordo? Tesoro, mi dispiace non molto. Non hai bisogno di scusarti. No, sento di doverlo fare. So bene cosa stai pensando. No, non credo che tu lo sappia. Sì, che lo so. Sei furioso e sei ferito. È naturale, ma dammi almeno la possibilità di spiegare. Cosa? La storia delle lenti a contatto? Lascia perdere. No. Dare. Pensi questa... che vada bene per un'occasione particolare come quella di stasera? Sì, eh? Sì, ma che maschera è? Caterina, la bisbetica domata. E tu, mio caro, ti vestirai da Petruccio. Ricordo che quando ero piccolo, una volta mi fecero mascherare da Pinocchio, sai, quello che aveva quel naso lungo lungo. Io, senti, ma devo proprio mascherarmi. Beh, credo proprio che sia indispensabile, ma non sarà una cosa tanto drammatica. Non ti ci vedo come bisbetica. Forse perché tu mi hai già domata. Jeffrey e Kelly, state per accostarvi al sacramento del matrimonio che consacrerà la vostra unione davanti a Dio e davanti agli uomini. Jeffrey, vuoi tu prendere questa donna, Kelly, come tua legittima sposa? Lo voglio. Kelly, vuoi tu prendere quest'uomo, Jeffrey, come tuo legittimo sposo? Lo voglio. Giurate voi di amarvi e di aiutarvi, di onorarvi e di proteggervi in malattia e in salute, in ricchezza e in povertà, nella gioia e nel dolore, e di essere fedeli l'uno verso l'altra finché vivrete. Ho preso questi per te. Ti ringrazio. Non c'è di che. E questo è per te. Oh, Warren. È il vestito che mi piaceva tanto. È tuo. Cosa? L'ho appena comprato all'asta. Warren, è davvero un sogno. Ma non so quando potrò indossarlo. Voglio che lo indossi quando ci sposeremo. Cosa? Ti sto chiedendo di sposarmi. Domani, in questo posto. Oh, Warren, sì, sì, sì. E sono sicura che saprai fare in modo che in futuro, quando sarà sul punto di sposarsi, avrà accanto un padre che saprà consigliarla con affetto. Sai, ti sembrerà strano, ma io sto già pensando a quel momento. Davvero? Lei non è ancora uscita dalla culla, ma sto guardando tutti i preparativi in corso. Io che tento disperatamente di nascondere la mia ansia. Figlio di... Sono abituato a tutto questo castello. Rapimenti, omicidi, non fa nessuna differenza, lo capisci, amico? Ucciderò questo bambino. Se lei mi costringerà, ucciderò questo bambino e non ci penserò due volte. Va bene, va bene. Metterò giù la pistola, ma lei non faccia del male al bambino. Metterò giù la pistola, stia calmo. Grazie. Ora stia fermo lì. Faccia il bravo, amico. Sì, sì, andiamo. Adesso si volti. Eri troppo buono per questo mondo, Mason. Noi tutti non ti abbiamo apprezzato per quello che eri veramente. Spero solo che troverai quello che stavi cercando. Ti voglio bene. Ciao, vieni, ti accompagno. Non voglio litigare di nuovo perché non sono dell'umore adatto. Non ho niente da dirti. Bene.
Che ci fai con quello? L'ho trovato nella spazzatura, non posso crederci, Eden. Non lo voglio più, buttalo via. Lo so perché lo fai, ma non lo trovo giusto. Quando questi incubi ti passeranno, ti farà piacere averlo. Era il tuo vestito preferito. Eden, tu non faresti mai del male a tuo padre. Non lasciarti spaventare dai Rosa, incubi. Parlo sul serio per quel vestito. Non voglio più vederlo. Puoi regalarlo o buttarlo via, fa come vuoi, ma devi liberartene. Hai capito? Rosa, è finito il ghiaccio. Può andare a prenderne un po'? Sì, mi scusi, è una mia dimenticanza. Grazie. Torno subito. Ma non è uno stile per cui vado pazza, ma servirà allo scopo. Il dottore al telefono e... Ti sta trattando proprio come una sguandrina. Senza andare tanto per il sottile. Sta zitta, mamma, voglio sentire. Io no, invece. È ovvio. Non voglio sentire nessuno che parla della mia bambina in questo modo. No, non spegnere, per favore. Io voglio sentire. La famiglia non è abituata a trattare con gli opportunisti. Ma abbiamo imparato a non lasciarci ingannare da loro. E non lo faremo neanche in questo caso. Credo che non saremo affatto sorpresi di apprendere che quello che la Duval ha definito uno stupro non è stato altro che un rapporto sessuale consensuale iniziato da lei con un estraneo e che soltanto in seguito ha deciso di accusare Ted Capwell di aggressione. Che l'abbia fatto per darsi importanza o per desiderio di notorietà è ancora da stabilire. Maledizione, Mason, non è giusto. Lei non merita questo. È una menzogna. Come sei entrato? Dalla galleria. Cosa? Però non ho ucciso Channing. Anzi, c'è mancato poco che mi uccidesse lui. Stava qui quando sei entrato? Sì. Come se mi stesse aspettando, ma non poteva certo sapere che sarei venuto qui. Cosa fece? Aprì il cassetto e prese una pistola e me la puntò addosso. Avrei dovuto farlo molto tempo fa, quando tu e il tuo amico Peter avete cominciato a ricattarmi. Voglio che tu sappia una cosa. Il gioco è finito. Non avrete più un soldo. Ma non hai scelta, non è cambiato nulla. E invece sì, perché ora ti ammazzo. E poi ammazzerò Peter. Non puoi farla franca, la casa è piena di persone, qualcuno sentirà lo sparo. Non preoccuparti, ti porterò di nuovo nella galleria e ti ucciderò lì. Non sa nessuno che sei venuto, non ti troveranno mai. Ti prego, non farlo, non farlo, per favore, se mi vuoi... Mi siete spinti troppo oltre. Tu avresti dovuto pensarci prima, e anche il tuo amico Peter. Channing, farò quello che vuoi, riprenditi pure i soldi, io sparirò, non mi vedrai mai più, però non ammazzarmi. Darò bambina, non è forse per questo che tu sei venuto da me? È una delle tante ragioni, ti andrebbe di sapere le altre. No, facciamo solo quello che dobbiamo fare, andiamocene. D'accordo, dov'è? È nella cassaforte, laggiù. Sicura che non ci sia un allarme di riserva? No. E tu che? Dovrei sapere. Prendo te, Sofia Armandi, come mia sposa, per averti nella buona e nella cattiva sorte, in ricchezza e in povertà, in salute e malattia, per amarti e onorarti, finché morte non ci separi. E ora lei, signora Armandi, del pazzo. C'ero andata solo perché non mi sentivo bene, non sapevo d'essere incinta. Non lo eri, fino a quel momento. Sono andata in quella clinica per dei normali controlli, niente. Ma non ti ricordi di niente, ti hanno dato una pillola. Sì, ma mi hanno detto che ero molto tesa e la pillola mi avrebbe rilassata. Stupida. Eri nella stanza sbagliata, ti hanno scambiata con me. E mentre eri là, quasi addormentata, hanno preso ciò che era mio. Hanno preso il seme di Adrian e l'hanno dato a te invece che a me. Di odio, pidi alla polizia, che potrebbe cambiare il mondo per sempre. Giusto o sbagliato che sia, ti avverto che non ho intenzione di perdonare tuo fratello. Non avrei mai pensato di dire questo. Sono molto cambiata. Vai via. Oh, mi mandi via. Hai dormito tutto il giorno. Non sarebbe ora di svegliarti? Ti comporterai così ogni volta che mancherò per 24 ore. Mio Dio, ma che succede? Sei davvero qui? Non è possibile. Perché dici così? Cosa c'è? Non mi vuoi vicino? No.
Non ti voglio, ma stai scherzando? Oddio, mi sembra un sogno. Io sarò sempre vicino a te. Te lo prometto. Io ho avuto un terribile incubo. Dove vai? Non starò via per molto. Aspetta un momento, non andare via, Eden! Eden! Sono io. Penso che tu abbia avuto un incubo. Stavo sognando lei, Giulia. C'era Eden. E come sta Eden? Dicono che l'aereo è esploso in aria. Oh, no! Mio Dio, Sofia! Nostra bambina! Perché stai mentendo? Ti stai sforzando di mostrare simpatia per qualcuno che ritieni sicuramente un barbaro. Ma no! Io non penso questo. No, io credo invece che tu sia un uomo che ha un amore incredibile per il paese in cui vive. È per questo che tu hai rapito mio marito ed è soltanto per questo che mi stai tenendo qui. Tu non parli come tutte le altre donne. Shaila! Oh mio Dio! Ha bisogno di un medico. Me ne occuperò io. Mi hai convocato perché hai cambiato idea. No. Tu hai fatto parte di me per lungo tempo. Tu eri me. E se una parte di me mi vuol togliere mia madre, io... Ma no, credimi, io non l'ho mai voluto. È come questo. Se un'altra parte di me tentasse di ribellarsi. E mi fa tanto male questo. Capisco. Io non so se Kelly, se quando la vedrò starà bene, e tu arresterai Nick. Abbastanza. E perché fermarti a questo? Perché non le hai detto che ti ho rubato il braccialetto? O magari che ti ho bordato nella doccia tutto nudo? Oppure che sono venuto a casa di Laken e ci ho provato con te? Non l'ho detto. Ma perché no? Una bugia non vale l'altra, forse. Non è una bugia. Vuoi dire che pensi davvero che io... D'accordo. Si può superare il test della macchina della verità se si è convinti che ciò che si dice è vero, anche se non lo è. Ok? Allora, Christy, potresti avere un vuoto di memoria. Forse tu hai bisogno d'aiuto, di qualche terapia che ti aiuti a ricordare. Oggi ho ricevuto due inviti. Il primo per festeggiare la tua vittoria. Il secondo per venire a parlare con te. Sono sbalordito. Sicuramente ti starai domandando cosa ho da dirti. Dopotutto sei un nostro nemico. Sì, più o meno. Lionel, noi Kerpool siamo molto sportivi, perciò ti ho fatto venire qui. Perché volevo avvertirti. Di cosa? Sono sul punto di rovinarti. Veramente? E come farai? Con un bel annuncio a sorpresa, questa sera alla festa. Sì, a che proposito? Vedi, ho fatto delle ricerche, Lionel. A proposito della relazione che avevi con mia madre. Ma di che cosa parli? Non provare a negare, perché ho letto i suoi diari, mio caro. Come hai potuto leggere i diari di tua madre? E sappi che l'ho fatto molto attentamente. La pagina che ha scritto per ultima, che è di 10 anni fa, è della notte prima che morisse. Bevi. No. Quello te l'ha dato la mamma. No, quest'anello l'ho trovato. Vuoi smetterla di mentire? Ma che importanza ha questo punto? Le iniziali del suo nome erano all'interno, fammela vedere. Channing, a cosa serve? Io voglio vedere le iniziali di mia madre, dammi l'anello, per favore. Non lo hai detto a nessuno? Soltanto a Laken. Guarda come mi ha ridotto, è davvero incredibile. Proprio non ti capisco, perché ti sei messo a lottare con quella ragazza? Te l'ho già detto, Mason. Prima mi ha rubato il braccialetto, poi ha insistito perché le dichiarassi il mio amore. Andiamo, come potevo sapere che si sarebbe comportata come una pazza?
Figurati che si è messa in testa che dovevo essere innamorato di lei e che quindi quel braccialetto le apparteneva. Comunque non si è inventata lo stupro, a giudicare dalle foto fatte dalla polizia. Forse no, ma ti assicuro che non sono stato io. Senti, se non mi credi, posso trovare un altro avvocato. Smettila, Ted. Certo che ti credo, altrimenti non sarei qui. Difendo i veri criminali soltanto se sono ricchi. Dove sei andato dopo averla lasciata? Sono tornato subito a casa. E nessuno ti ha visto fino a quando ti ho trovato addormentato? Se avessi saputo che mi sarebbe servito un testimone, l'avrei cercato, ma non lo sapevo. Qualcuno, non so chi, mi ha raccontato che tu sei entrata nel garage e mi hai trascinato fuori da sola. Come diavolo hai fatto? Io non avevo altra scelta, l'ho fatto e basta. Allora ti devo la vita. Ora siamo pari. Toglimi una curiosità. Mi vuoi spiegare che cosa ci facevi lì? Io pensavo che dopo la nostra chiacchierata sulla spiaggia tu... Avevo una cosa da confessarti. Quale? Ho seguito il tuo consiglio. E sono ritornata a casa. E lì mi sono seduta da sola in quella grande e fredda casa. Ho riflettuto sul mio futuro. E ho pensato a lungo a te. Mi sono ricordata la tua dolcezza, il tuo calore, la tua devozione, il tuo amore per la vita. E non sono riuscita a trovare una sola ragione per rinunciare a una delle cose più belle della mia esistenza. Ho sempre avuto una mia idea di come dovrebbe essere il mondo e del modo in cui vorrei viverci. E quando ho capito che non corrispondeva alla realtà, qualcosa dentro si è spezzato. Entra pure. Ti avevo detto chiaramente che qui non sei il benvenuto, almeno senza un invito preciso. Ma io ho un invito, papà. In effetti, tutti noi abbiamo un invito. Sembra che sarà una festa importante. Metti giù quella pistola. Quale? Questa? Non dirmi che la tieni ancora carica. Ti ho detto di mettere giù quella pistola. Certo, papà. Che cosa significa tutto questo? Beh, io non lo so. Chiamala curiosità morbosa, o forse è solo la mia grande passione per i gialli. Allora, cosa... A volte penso anch'io così. Tesoro, ti prego, non avere paura. Ma io ho paura. E qui non si tratta di un ladro di macchine. Tu devi scoprire un assassino. E se cercasse di ucciderti? Non lo farà. Non accadrà niente né a me né a te. No. No, il quadro non c'entra. Senti, se c'è qualcosa che ti preoccupa, tu ne devi parlare con me, tesoro. Non ti fa bene tenerti tutto dentro. Robert, non so, ecco, mi sembra di diventare davvero matta. Ma che dici? Hai subito uno shock tremendo. Chiunque al tuo posto proverebbe le stesse cose. Robert, senti, ho guardato quel dipinto pochi minuti fa e ti giuro che la persona ritratta era Eden, era lei. Ne sono sicura, te lo giuro. Non mi credi, vero? Forse dovrei consultare uno psichiatra, no, eh? No, no, senti, può essere dipeso da tante cose. Un taglio di luce, le medicine che prendi. Non devi avere paura, tesoro. Cerca piuttosto di applicarti a fondo nella terapia. Devi fare di tutto per riprendere a camminare al più presto. Sono sicuro che puoi farcela, se vuoi. Forse anch'io posso fare qualcosa per aiutarti. Per esempio? Beh, qualche volta ti posso aiutare con la terapia e... dimostrarti quanto ti amo. A proposito di terapia, credo che sia ora di incominciare, giusto? E io devo tornare al lavoro. Allora, ci vediamo dopo pranzo. D'accordo. O meglio, a pranzo. Che ne dici? Sì, tesoro. E non farti più prendere da queste paure, chiaro? Va bene.
l'abbiamo fatto. Ora è tu di essere paziente. Mamma, io non ho più pazienza ormai. Avevano detto che sarebbe stato rilasciato per l'omicidio di Eleanor e che sarebbe uscito su cauzione. Invece no, non starò qui ad aspettare mentre la sua vita viene minacciata. Io devo vederlo. No, non puoi farlo. Cruise ci ha detto che non vuole che andiamo a trovarlo. Io non chiedo il vostro permesso. Eden, se non vuoi ascoltare noi, per favore, asseconda i suoi desideri. Lui sta cercando di proteggermi. Le sue paure ci stanno tenendo separati. Tu devi aiutarmi a vederlo. Io non posso fare niente. Deve essere... innocenti, solo per comodità. Scusate il ritardo. Siamo pronti. Finirà in prigione per tanti anni. Mason, ti richiamerò io più tardi. Sì. Mamma! Ora ascoltami, io non voglio che tu dia la colpa a Mason. Non ti ho preso questa decisione. Non ti ha detto che non è giusto dichiararsi colpevole se si è innocenti? Ma hai un'idea di quello che dovrebbe sopportare la nostra famiglia se si seguisse la normale procedura? È in ballo la tua vita, perché vuoi proteggere noi? Ma perché non dovrei? È ora che io pensi a voi, vi ho già fatto soffrire troppo in passato. Tu hai sofferto più di noi e tu vuoi andare in prigione solo per risparmiare alla nostra famiglia della cattiva pubblicità. C'è un'altra cosa, Eden. Io non sono del tutto innocente, ho la mia parte di responsabilità. Avevo una relazione con Lionel e sono stata io a premere il grilletto che ha ucciso mio figlio. Mio Dio, mamma, vuoi punire te stessa per tutto questo? Lionel ormai è acqua passata. E Channing è morto per un incidente, non è stato un omicidio. Ti avevo chiesto di parlare, tu avevi tutto. Promesso... Per ricordarti che ti amiamo anche noi. Lo so che mi ami tu. E so che sei tenuta ad andare a dire a tutti che sono molto amati, è il tuo lavoro, no? Ma non ci casco io con la mamma. Senti, io non ti posso dare torto se ce l'hai ancora con lei. Io lo capisco, ma ora è cambiata. Dalle l'occasione di provartelo. C'è anche Steve? Ah, questo non lo so. Beh, non fa nessuna differenza, tanto non ci vengo. Christy, io non sono brava a pregare, ma fallo per me. Credi che io possa scrivere con la penna tra i denti? Fossi in te non farei stupidaggini. Su, avanti, firma. Beh, io sono sicuro che una persona di mondo e intelligente come te non possa pretendere che un avvocato firmi una carta che non ha ancora letto. Firma e non fare storie, Capwell. Io non firmerò proprio niente. Sono convinto che tu possa almeno descrivermene il contenuto. Sta zitto! Ah, beh, queste... stanno riaffiorando, all'improvviso, nella mia mente. Qualcuno ha tolto quell'anello dal dito di Channing. Quando Warren è entrato era ancora vivo, ma l'anello era... Ho sentito che cosa hai detto prima. Bene, perché quello che ho detto era la verità. Tu non mi hai mai dimenticato? No, Eden, mai. Non hai mai smesso di amarmi? È la verità. Sei un bugiardo. Ma perché? Non capisco. Lei è molto attraente, è logico che te ne sia innamorato. Ti prego. Quante volte ancora pensi che ti debba spiegare ogni cosa? Ma non voglio che tu mi spieghi più niente. Non intendo restare ancora qui ad ascoltare le tue bugie. Davvero? Non so chi sei realmente. E non voglio saperlo. Eden, perché mi stai trattando così? Perché voglio che tu esca dalla mia vita. No. Non ho potuto dargli aiuto. E questa è la cosa più tremenda. Ero lì legato, senza armi. E non sono riuscito a salvarla.
Non devi sentirti in colpa. Io e mio marito abbiamo visto morire tanti amici, gente che amavamo, e non abbiamo potuto dargli alcun aiuto. Sì, lo so. C'ero in Vietnam. Sono sicura che ne avevi molti di amici. Anche lì ne hai perduti. Sì. Ma non è stato mai come perdere Kelly. È difficile da spiegare. Non serve. Vorrei conoscere le parole giuste per darti aiuto. Io tornerò più tardi per portare via questa roba quando avrai finito. Sarà meglio che ti riposi ancora un po', ne hai bisogno. Hai freddo per caso? No, sto benissimo qui. Sotto al fieno si sta bene. Siete magnifici e questa roba è buonissima, grazie. C'è il tè caldo, bevilo. Cosa leggi? Estate e fumo. Tennessee Williams. Lo conosci? Sì, un po'. Mia sorella va pazza per quest'autore. E sai una cosa? La notte dell'iguana l'hanno girato proprio nella città in cui siamo nati. Credo che Nicky abbia visto quel film almeno 200 volte. Reciterai in quella commedia? Oh, non ancora, ma avrò la possibilità di lavorare in alcune scene con un grande regista. Congratulazioni. Grazie. È di Los Angeles, andrò a prendere delle lezioni a casa sua. Tu arriverai a Broadway. Vedo già le insegne. Lake and Lockridge, protagonista. Ah, mi piacerebbe. Veramente, è strano perché ho l'impressione che recitare non sia una cosa che ti manchi molto. Non ti può mancare quello che non hai mai fatto. In fondo, non ho fatto grandi cose a New York, soltanto un po' di pubblicità e ho detto un paio di battute in una soap opera nella parte di Nostra. Avrai recitato benissimo. Credi che si possa capire? Vediamo. Desidera ancora un po' di succo. Ha ucciso madre Isabel. Sei una donna molto coraggiosa, Sara. Sei stata una buona amica per me. Sai, se qualcuno ti ha visto venire qui, però mi stanno cercando, allora è meglio che tu vada. Ci vediamo più tardi, qui. Perché lei può aiutarti e io no? Lei vive qui. Può andare e venire a suo piacimento senza dare nell'occhio. Tu non potresti. Ma neanche tu puoi. Devi tornare a Santa Barbara oggi stesso. Chiameremo la polizia e racconteremo ogni cosa. Per favore, vieni a casa con me. Anch'io ho paura. Puoi descrivermi tutto quello che hai visto? Lionel. Vidi Lionel nello specchio. Era dietro di me, me lo ricordo. Lui ha ucciso mio figlio Channing. Aveva tentato di uccidere anche me. Marcello! No, no, Lionel! Io vidi Marcello che stava... Marcello si trovava dietro a me. Lo vidi nello specchio. Il mio anello. Mandai un messaggio. Diedi un messaggio. Sì, diedi. Mandai il mio anello. Marcello è dietro di me. È dietro di me, lo vedo nello specchio. Sì. Sì, mi trovavo alle tue spalle e mi hai visto nello specchio. Ero proprio io, Sofia. E sono stato io ad ammazzare Channing. Speravo che l'avessi dimenticato, che tu l'avessi sepolto nella tua mente per sempre. Ho bisogno di parlarti, Kelly. Che cosa c'è? È successa una cosa terribile. Siediti. Mamma. È una tremenda disgrazia. Mamma, riguarda papà. Un duro colpo, mamma, per tutti noi, ma cerca di essere forte. C'è stato un incendio in una chiesa, un'esplosione. E Mason si trovava là. Oh mio Dio. Ma come sta? Sta bene? È ferito? Tesoro. È morto. Mason è morto. Stupida incosciente. Perché? Volevi dirglielo, non è vero? No. Non mentire con me. Adesso sì che sei nei pasticci, tesoro. Glielo stavi dicendo? Eh? Eh? Di la verità. Sì. Lo sapevo. Sì, è così.
devi fare questo a Ted? Non se lo merita, non puoi farlo finire in carcere, è un'ingiustizia. Che buona e nobile fanciulla sei diventata. Che cos'è che ti ha addolcita così? L'amore, forse? È Ted Capwell la causa di questo tuo improvviso mutamento? Lui è innocente ed è stato gentile e generoso con me. Ma ti ha rifiutata! Non hai un po' di orgoglio, tu? Credi che gli importi qualcosa di te, eh? Non alzerebbe un dito per aiutarti. Ha detto che non vuole avere niente a che fare con te. Sì, ma non puoi mandarlo in prigione. La vita per te ha ancora un significato. Perché io potrei anche rovinartela, sai? E trasformarla in un eterno incubo. La morte in confronto sarà un sollievo. Steve, ti prego, io odio me stessa per quello che... Piantala adesso con tutte queste sciocchezze! Sei così stupida da non capire ciò che è stato fatto per te, ma ti rendi conto? Che hai tutto ciò che volevi, la tua famiglia, finalmente riunita dopo anni. Oh, Cristi, la famiglia. È colpa di Tim, la sorella. Sì, è lui l'unico responsabile di quello che è successo. Se non avesse richiesto il mandato di arresto con quella ridicola accusa... Smettilo, ormai non ha più importanza, è morto, il resto non conta. Come puoi dire così, papà? Mason stava cercando la prova della sua innocenza. Ma cosa hai in mente? Vuoi continuare ad indagare al posto suo? Vuoi che ammazzino anche te? È questo che vuoi? Calmati, papà. Scusami, io non ho nessuna voglia di litigare con te. Neanch'io ho voglia di litigare con te. Fateci uscire di qui! Buonanotte, figlioli. Per morire. Indubbiamente non è ottima, sì. Senta, non deve preoccuparsi. Io e il mio amico ci riusciremo. La faremo come vuole, signore. Si adesso vedi? Lei e il suo amico, buttate subito quella porcheria e guardate come faccio io. Hm? Per favore, fate attenzione tutti quanti. Allora, vite, raccomando. Allora che ti dici? Non mi sento affatto triste, Mason. Sento come se mi fossi vicino a rassicurarmi. Spero di riuscire a capire se c'è qualcosa che non va, perché ci tengo molto che sia tutto perfetto oggi. Ti voglio bene. Da quanto tempo sei qui? Non molto, io non sapevo a che ora cominciava la cerimonia e così sono venuto adesso. Mi fa piacere. Stai bene? Sì, sto bene. Dovevo assolutamente vederlo, dovevo proteggere me stessa prima di poter dire a mio figlio, al mio caro e dolce Channing, che ero ancora viva. Lionel voleva ammazzarmi. Non potevo dargliene di nuovo l'opportunità. Non volevo continuare a vivere nel terrore tutti quei lunghi anni vissuti senza sapere dov'ero, chi ero. No, basta, basta. Ho vissuto avendo paura di lui per un tempo incalcolabile, non lo dimenticherò mai. Adesso basta. Adesso mi siedo. E con calma aspetterò che venga. Sofia. Non sono mai stato così felice. Anch'io ti amo. Oh.
Ora siediti e parliamo, eh? Papà, prima di ridursi in questo modo, sapeva bene che poteva entrare in coma senza possibilità di riprendersi. E mi ha chiesto in questo caso di staccare i macchinari che lo tenevano in vita. È una promessa che ti ha strappato, insomma, tu hai promesso. Sì. Beh, e ora non so più che cosa devo fare. Così è, capisci? Più chiaro, finalmente capisco la ragione per cui sei tanto preoccupata. Kirk, tu che ne pensi di una promessa del genere? Beh, penso che una promessa sia una promessa, un impegno. E ti dirò di più, secondo me è necessario rispettare la maniera in cui una persona sceglie di vivere la sua vita o di morire. Lo credi davvero? Certo, so benissimo che esiste un sacco di gente che non è d'accordo con me, ma io se la ti vedo trovassi in al mio maniera. Posto, tu non esiteresti. Se io sapessi. Ehi! Un vecchio lupo di mare non lascia mai il timone. Devi sapere che vivendo nell'era tecnologica abbiamo il pilota automatico. La nostra rotta è registrata sul computer e se dovesse esserci un imprevisto verrei avvertito da un segnale acustico. Perciò non... Ma è possibile che non sai nulla della tua barca di fare? Certo che lo so, ti stavo solo mettendo alla prova. È tutto sotto controllo, non preoccuparti. Davvero? Allora rispondi alla mia domanda. Sapresti spiegarmi perché qui dentro ci sono ben 5 pacchi di burro? Perché a me piace molto il burro spalmato sulla ragosta. E a te? Allora è per questo che ti serve. Ma cosa pensavi che servisse? Non lo so, signor Castillo, a volte sei così stravagante. Senti che parlo. Mi sono fermato a telefonare, non ti ricordi? Non c'è niente da fare, continui a stupirmi. È bellissimo. È il posto più bello che abbia mai visto. Ma è bello quanto te. Don Lionel, l'idea di invitarmi a fare un giro in barca ha a che vedere con il fatto che vuoi vendicarti di Channing? Hai pensato a questo quando me lo hai chiesto? Te l'ho chiesto soltanto perché ti volevo. Eppure, sono certa che inconsciamente ci hai pensato. Certo, sarebbe una bella vittoria per te, non è vero? È un duro colpo per il suo orgoglio. E quale uomo potrebbe resistere alla prospettiva di distruggere così facilmente il suo nemico? Io ho pensato a te. Grazie. Tesoro, mi dispiace che mio padre se ne sia andato così. Ma almeno non sarà più qui a pestare di botte tua madre e anche te. Baderò io a te adesso. Sei cresciuta molto, lo vedo. Ma hai ancora bisogno di aiuto. Certo, lo so anch'io. Grazie, sei stato veramente carino. Ti sento come un fratello vero. Io mi sento molto di più che un fratello. Steve. Steve! Christy, io ti amo. Ti ho sempre amato. Sono il tuo solo amico qui, non cacciarmi via. Non ti farò del male, anzi, voglio che tu stia bene con me. Steve! No, Steve! Christy! Ma l'amore non si può né misurare né paragonare, vero? Io so soltanto che ti amo con tutto il mio cuore. Mio caro Jack, non puoi immaginare quante volte in questi ultimi giorni ho pensato al tempo trascorso. Ehi, ma cosa fai? Stai forse cercando di derubarmi? Tu hai
Tu hai una relazione con me, tieni la foto di Augusta nel portafoglio. Lei è mia sorella. Questo lo sai, vero? Sei innamorato di lei? Ti ho fatto una domanda, devi rispondermi! Maledetto, rispondi! Dimmi la verità! Non dovevi, Augusta! Non dovevi farmi soffrire così! Mi odio tutti e due! Eravate le sole persone di cui potevo fidarmi! Mi avete tradita! Mi odio, mi odio! Ti prego. Mio Dio, se era lì. Faramir. Che cosa hai detto? Faramir. È così, Jenny. Ehi, Jenny! Allora me ne andai, non so quando arrivai a casa mia. Io mi ricordo. Quando ti sei avvicinato a lui, non hai visto se aveva l'anello? No, non l'aveva, ne sono sicuro. E quale parola pronuncio? Faramir. Ha un significato per lei, Lionel? Non lo so, ma mi sembra stranamente familiare. Tornò alla festa anche lei, non è vero? Già, ma non lo feci per ammazzare Channing. Non appena mi fu possibile andai al piano di sopra. Perché? Per perquisire la sua stanza. Cosa voleva cercare? Le prove che Channing diceva di avere. Ti va di tornare a letto? No. Ma tu va pure se ne hai voglia. No, non voglio ormai, non mi va più. C'è qualcosa che ti preoccupa, ne sono sicuro. Perché non vuoi dirmelo? Tesoro, la stai facendo sembrare una cosa troppo seria. Io ero solo un po' agitata, nient'altro. Beh, comunque, dovrà pure esserci qualcosa che ti ha fatto agitare, no? Dimmi che cos'è, perché non vuoi parlarmene? Il tuo comportamento è molto strano, sembri essere impaurita, non puoi negarlo. Ho la sensazione che mi stia per succedere qualcosa, ma non ho la minima idea di cosa sia. Io mi sento soltanto un po' in ansia senza saperne il motivo. Almeno puoi dirmi se dipende da qualcosa che io ho detto o fatto. No, tu sei l'unica cosa nella mia vita che è sempre stata perfetta. E voglio che rimanga sempre così. Ciao Santana, sono Ted, ascolta. Hai saputo niente? Va bene, allora vengo subito a casa. Sì, grazie, ciao. Sempre fortunati. Che vuoi dire? Sai, ho una teoria sulla mia famiglia. Secondo me è perseguitata dalla sfortuna. Davvero? E pensare che io vi invidio da morire. Siediti. Va bene, sì. No, non lì, qui vicino, non ti mangio mica. Perché no? Sai, sembri molto più grande della tua età. Beh, in effetti sono nato che avevo 50 anni, io vado indietro. In ogni caso sei carino. Grazie. Farai colpo su molte ragazze. Penso che tu abbia già molta esperienza. Beh, ecco, per te che vuol dire molta? Per come la vedo io, direi che finora hai avuto qualunque cosa e qualunque persona abbia voluto. Veramente non saprei, io... Ti riferisci a lei, che... Lei è così diversa dalle altre ragazze, è molto all'antica. Confesso che sono qui per parlarti di Eden. Cosa c'è? Non è niente di preciso, ma vedi, ultimamente Eden non è più la stessa. Te ne sarai accorto anche tu. Per esempio, stanotte non ha dormito per niente. Secondo lei era agitata, ma a me sembrava distratta. Non so da cosa, ne abbiamo parlato, ma non è servito a molto, perché lei dice di non sapere che cos'è che la disturba. E io... Non potrei a meno di pensare che mi nasconda qualcosa di molto preoccupante. Francamente speravo che Eden ne avesse parlato almeno con te. No, ma a dire la verità anche Sofia e io siamo un po' preoccupati. Non sopporto più questo posto, devi portarmi fuori di qui. Gira, calmati, sta andando tutto. Non mentirmi, ti prego. Mi mentono tutti, devi portarmi fuori di qui o morirò. Che strano, papà diceva che stavi bene. Non dirlo a nessuno. No, non permettere che nessuno mi veda in questo stato o non mi faranno più uscire. Mason, non lasciare che mi portino via! Mason, devi aiutarmi! Morirò qui dentro, Mason!
è tornata la vista. Oh, caro, ma tu ci vedi? Sì, sì, ci vedo, ci vedo. Ma lascia che ti guardi, tu sei cambiata. Beh, certo, la dieta, l'aerobica. Sì, ma è una cosa spettacolare. Saresti perfino quasi sexy se non fossi un po' troppo muscolosa. Stacci attenta a quei pesi. Agli uomini non piacciono le donne con troppi muscoli. Starò attenta. E hai il viso liscio. Un tempo eri piena di acne. Oh, ma sono proprio furiosa con te. Perché non mi hai detto che non eri più una cicciona furuncolosa? Non volevo torturare il tuo povero ego, che era già abbastanza mal ridotto. Beh, è molto gentile da parte tua. Senti, noi adesso non lo diciamo a nessuno che io ci vedo. Questo sarà un nostro segreto. E perché non vuoi dirlo agli altri? Perché oggi ho visto Lionel che sgusciava fuori di qui di soppiatto. Lui è sempre stato qui, vero Giulia? Già. Tu però non hai detto mai niente. Madre, Jody Walker, ad ucciderlo? No. I tuoi genitori sono entrambi degli agenti di polizia? Sì. È stato tuo padre, Rhys Walker, ad uccidere Frank Goodman? No. Ti piacerebbe fare la scrittrice? Sì. È stato Croix Castillo ad uccidere Frank Goodman? No. È stato Sawyer Walker ad uccidere Frank Goodman? No. Di dirvi cose che so solo io. Se mio cugino vorrà continuare la commedia, non può correre il rischio di insospettirla. Questo accadrà a meno che non sappia alcune cose. Ehi! Ciao! Come va? Bene, ma dove vai? Non preoccuparti, ci vediamo all'ora di pranzo. Ciao, vai. Come le vuoi le uova? C'è un piatto. Ti amerò per sempre. Hai forse deciso di rimanere? Bene. Non so se riesco a farti capire perché vado via. Lo faccio per il bene di tutti voi. Amore, il pensiero di non averti più in casa. No, ti prego, non ricominciare, ora devi ascoltarmi. Ho deciso ormai. Ho deciso di andare via. Devo farlo. Quello che proprio non capisco è perché continui a dire
che sono stato io. Sappiamo tutti e due che non è vero. Non voglio che tu soffri. E non capisco perché tu voglia far soffrire me. Pensavo che fossimo buoni amici. Smettila di essere così buono, Ted. Basta. Non ce la faccio, mi sento un mostro. Sveglia Dio, Eden. No. Sei stata tu, Lisa. Non dire il mio nome. Non hai alcun diritto di pronunciarlo. Sei stata tu a mettere il diadema nel cassetto? Sì, sono stata io. Volevo che tu lo trovassi. Eden. Io non sono Eden. Tu la rivuoi indietro, vero? Lascia che ti dica una cosa, non l'avrai indietro. Il tuo destino è con me. Vuoi sapere perché? Per via di tutte le sofferenze che le hai fatto patire, un inferno che neanche ti immagini. Vedi, Eden ha un piccolo problema. Non sa come affrontare questo inferno che la tormenta. Io sì, però. E farò in modo di fartela pagare. Felice anniversario, mamma. Non so cosa vuoi dire. L'ho appena scoperto e dovresti saperlo perché finirà sui giornali. Sai che non ti sopporto quando ti inventi le cose. Giulia, la nostra famiglia ha venduto illegalmente alcuni terreni della gente della Florida. Che cosa? È vero. No. E ora rischiano di andare in prigione per 5 anni o anche di più. Non riesco a crederci, non sono disonesta. Sono in una situazione terribile. Che ne sarà del mio fidanzamento con Lionel Lockridge? Non permetteranno mai che la figlia di 2 truffatori entri nella loro famiglia. Non riesco a credere che sia vero. Come possono averlo fatto? Dobbiamo trovare un modo per aiutarli. Aiutare loro? E io allora non pensi al mio fidanzamento? Se non ci si può fidare dei genitori, di chi ci si può fidare? Neanche a te importa nulla di me, vero? Non possiamo permettere che vadano in prigione. Giulia, Giulia, stai sognando. Stai sognando. Jack, sei tornato. Più tardi, forse. Ti sarebbero mancati, sai. Cosa? La spiaggia, il mare. Ti sarebbero mancati se avessi lasciato la città. Sicuramente. Sono felice di rimanere. Posso sapere che cosa ti ha fatto cambiare idea? Tu sei legato ai tuoi genitori, amati. I miei genitori sono morti. Oh, mi dispiace. Non ho perso molto. Anche quando erano vivi, non vivevamo insieme, erano divorziati. Non ho mai avuto una famiglia. Non si può perdere ciò che non si è mai avuto, no? E tu, invece, sembri molto legata ai tuoi genitori. Io non mi ero mai resa conto di quanto amassi mio padre fin quando non ho creduto che fosse morto. Ero letteralmente sconvolta. Sei stato bravo. Mi sei risolto il caso. No, Sofia. Tu non te la caverai così a buon mercato. Ma... non ti lascerò andare via tranquilla, te l'assicuro. Mamma, aspettatela! State tutti strisciando ai suoi piedi, come se fosse lei l'uccisa. Come se non avesse sparato lei a suo figlio. Augusta, adesso basta. Ti rendi conto di quello che ha passato? E tutto quello che ha fatto passare alla nostra famiglia da quando è arrivata fra noi? Sì, ha ragione. E adesso non fingerti generosa e magnanima con me, Sofia, perché io non ci caso. Augusta, finiscila, non è leale. E il tuo protettore, Kelly, il dottor Armanti, dove sei nascosto ora? Qui. Sul suo conto non so tante cose. Ma so che accusa Channing di essere egoista. Tanto egoista da odiarlo. E Dio sa se questo è vero. Ma come si considera lei? Lei che ha permesso a... Io ti incorono, contessa Armanti. Vuoi anche qualcosa da mangiare oltre a te? No! Così dovrebbe andar bene. Alla tua guarigione.
È ottimo. Se capita qualcosa a Giulia. Non farle del male. E tu di al tuo uomo di gettare quell'arma subito. Va bene, adesso la poggiala su quel tavolo. Sì, ma sta calmo. Indietro, indietro. Dopo quello che ho passato, cosa credi, che voglio correre dei rischi per lei? Se uno di voi fa una mossa falsa, io la uccido. Non statelo a sentire. Prendete. Come sei diventata coraggiosa adesso. Non ucciderla, lei non ti ha fatto niente. No, ma tu sì, Jack. Colpendo lei, colpisco te. Sarebbe già un bel risultato. È tutto esatto, quello che ha detto prima. Ho passato il mio tempo a essere geloso di lui, a odiarlo. Quando eravamo due ragazzi, lui era il preferito da tutti. Aveva tutto quello che io desideravo. Ora non più, vero Jack? Non più! Non ne sono sicuro, Jerry. Come vedi, mi odi ancora. No, non ti odio. Non ti odio, io sono Jack adesso. Sono io che frequento il nostro presidente, il primo ministro, il re, e amo le tue donne. Vesto con i tuoi abiti. Sai, io credo di aver bisogno di sapere che durerà. Non mi era mai successo prima. E sono finita sempre confusa e sola, lo sai, con Joe e Nick. E stavolta Ellie, non voglio... Io non ti lascerò più. Quello che provo adesso è così grande, forte, bello. Io so che non finirà mai. È parte di me adesso. Tu sei parte di me. Lo sarai sempre. I risultati mostrano chiaramente che non mentiva quando ha detto di non essere stato lui a violentare Christy. È assolutamente impossibile, deve esserci un errore. Io ho sentito dire che queste prove non sono attendibili. Mi dispiace contraddirla, signora Bassett, ma questa lo era. Come abbiamo sempre sostenuto, mio fratello è innocente e le accuse di sua figlia sono del tutto infondate. Questo test ci aiuterà a dimostrare la verità. Dalla prima volta che ci siamo visti. Niente e nessuno potrà mai separarci. Te lo prometto, amore mio. Come posso essere così fortunata ad avere un uomo come te? Un uomo nobile e gentile che mi ama incondizionatamente. A volte mi domando cosa sarebbe successo se non ci fossimo mai incontrati. Se le nostre strade non si fossero incrociate. Che tipo di persona sarei stata? Se non avessi trovato la felicità con te. Forse non avrei mai saputo. Adesso non ti rivesti e me ne parli? No, sarebbe una perdita di tempo. Tu sei il ragazzo più gentile che io abbia mai conosciuto. Ed è per questo che tu stai ancora con Laken, perché sei fedele. No, no, io amo Laken, voglio dire, l'amo da tanto tempo. No, non è amore, non è amore, ma perché non lo capisci? Lei non ti sostiene come dovrebbe. Ted non viene nemmeno a letto con te. Tu credi di doverle qualcosa perché una volta le hai detto che l'amavi. Ma non è così. Tu devi essere felice, Ted.
Io posso farti felice, più felice di chiunque altro. No, Christy, ascoltami, nessuno più di Laken può rendermi felice. Ed è anche vero che nessuno più di Laken può rendermi triste. Senti, Christy, lo sai, ho cercato di dimenticarla in tutti i modi, ma non posso, è lei. Christy, è lei la ragazza che amo. Sono io, Sofia! Non sono morta, Lionel! Guardami, non sono morta! Ti prego, riesci a ricordarti quando noi non ti ricordi di Faramar? Ecco dove l'ha sentito Channing. No, perché se te lo ricordassi me lo diresti. Non ti ricordi l'isola dove potevamo essere soli? Lei credeva che Channing fosse... Lionel! Io non volevo... Mi devi credere, Lionel! Rispondimi! Basta così. Su, calmati, sto bene. Non mi hai fatto niente. L'arma era stata caricata a salve. Cruz voleva soltanto che io aiutassi qualcuno a ricordare qualcosa. È stata la mamma. E tu lo sapevi. No! No, che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Lionel! Se questo è un trucco! Perché io gli avevo mandato un biglietto. Vieni nello studio, ti aspetto. Povero figlio mio, Channing! L'ho ucciso io! Affare, impossibile. Eden non riuscirebbe mai a spiegarvi quello che ha dentro. Come fai a saperlo se non ci ha mai provato? Perché io ero lì. Ero lì quel giorno, l'ho vista chiudersi in se stessa. E so quanto ci ha voluto farle dimenticare tutto. Per paura che soffrisse o per evitarle di affrontare quello che è successo? Entrambe le cose, Sherlock. E ora dimmi, pensi davvero che possa servire a qualcosa star qui ad analizzare l'infanzia infelice e tormentata di Eden con la strizza cervelli, oltre che a far crescere il suo conto in banca di $100 ogni ora che passa? Non lo so, sei tu quella che ha tutte le risposte. Ti darò un piccolo aiuto. Il problema della tua mogliettina è un profondo rancore che non vuole ammettere. Ma... Sofia, vieni ora. Senta, andiamocene. Su, da quella parte. Avevo sentito delle voci fuori dallo studio e qualcuno che bussava. Deve essere stato Warren. Ho riportato Sofia all'interno della galleria. Le ho rimesso a posto la barba finta e il resto, cercando di decidere il da farsi. Poi abbiamo sentito sbattere la porta. Io sono uscito in fretta. E lei ha cominciato a comportarsi come se non fosse successo nulla, come se Lionel fosse stato qui e la stesse ancora aspettando. È scappata via di corsa, diretta qui, in questa stanza. La guardavo come affascinato. La sua mente aveva del tutto rimosso quello che era accaduto. Era come se vedesse Channing morto per la prima volta. Gli si inginocchiò accanto, dimenticandosi di me, di tutto. Poi corse fuori per chiedere aiuto. Io la seguì. Quando mi vide riflesso nello specchio dietro di lei, per un attimo pensai che si sarebbe ricordata di tutto. Si aprì una porta e sentì avvicinarsi qualcuno. Ora so che era giù. Lui non ci vide e dopo un po' riuscì a portare Sofia in salvo di là.
dimenticherò mai. Poi per tenerla... Fu allora che capii che dovevo tornare. Già, fu così commovente. Io ho dei figli, delle creature mie. Oh, come ho potuto andarmene ed abbandonarli? Lei non avrebbe voluto farlo. Quante volte l'ho sentita questa frase? Quante volte, papà? L'occasione più eclatante credo fu quando Sofia sparò e uccise Cenni. Ti ricordi chi venne da te a dirti che tutti ti avevano perdonata, che tutti avevano capito? Sì, tu. Idem. No. Io, hai detto bene prima. Credo sia stata una delle mie migliori interpretazioni. La cosa a cui tengo di più è dirti che ho capito che si è trattato di un tragico incidente. Non ti rimprovero più di quanto non rimproveri papà per averti dato la pistola. E voglio che tu sappia che ti voglio bene. Ti voglio bene davvero, mamma. Oh, tesoro, anch'io ti voglio tanto, tanto bene. Se avessi lasciato che Idem facesse di testa sua, Cenny non sarebbe stato l'unico a morire. Che vuoi dire? Idem voleva ucciderti. Non riusciva ad ammetterlo, ma ti voleva morta e avrebbe voluto ucciderti lei stessa. Forse è di buon auspicio. Idem, guarda cosa abbiamo fatto. Lo so. L'amore... Ci sarà solo amore e serenità nella nostra vita d'ora in poi, te lo prometto. Metterò fine all'orribile incubo che ci perseguita, una volta per tutte. Giuliani, entra. Sì. Prendi una coperta, una tovaglia, qualcosa per coprirla, è sotto shock. Presto, e chiama la polizia che mandino un'ambulanza. Sbrigati, hai tanti da fare! Tesoro, il fio può essere molto pericoloso. Dobbiamo andare. Tesoro? Sei in casa? Per la telefonata di ieri sera. Sembra di no. Non ti ho aspettato, sono uscita subito dopo la chiusura del ristorante. Non sei venuto da quelle parti, vero? No. Non ti va di parlare con me adesso? C'è anche Gina con Kit Timmons. Non li hai notati? Questo significa che tutto quello che dice Gina dovremo prenderlo con le molle. Che vuoi dire con questa espressione? È quello che bisogna fare quando ti trovi davanti una donna che ti dice le cose a metà e che ha paura di farti arrabbiare. Idem, io non sono arrabbiato. Non lo sono affatto. Vorrei che le cose andassero diversamente, ma è assurdo. Innanzitutto, sempre... so che Rafe ti ha fatto soffrire. Ma l'unico modo per essere veramente felice è ascoltare la voce del cuore. E se credi che Rafe sia l'unico uomo in grado di renderti felice, allora ti dico vada lui. Non cercherò di fermarti. Ai tavoli sono sempre molto fortunata. Oh no. No. Oh, ti prego, no. Oh mio Dio. Tu sei mia madre. Marcello, Marcello, tu dovresti essere morta. Marcello. Ma perché? Idem Kepwell, il treno sta passando sotto il tunnel. Non puoi vedere niente, eccetto una luce fioca alla fine del tunnel. Sì, un tunnel.
è ipnotizzata. Hai visto che reazione? Le sue pupille erano dilatate. Per lei è stato uno shock emotivo troppo grande. Se vuoi, posso eliminare dalla sua mente ogni ricordo di te, qualsiasi ricordo passato. Dimmi se devo farlo, Sofia. Io credo che... È questo che vuoi, non è vero? E lo farò per il suo bene, se sei tu a chiedere. Sì, va bene. Ti prego, aiutami. Di te. Di te e di me. Di noi due. Non capisco. Immaginavo. Ma perché lo faccio? Perché non mi butto da un ponte? È un accordo prematrimoniale. Ecco, vedi, nel nostro caso dovremmo tenere presente soprattutto il codice penale. È davvero molto importante. Mi stai forse chiedendo di sposarti? Una noiosa causa, tutto qui. E allora questo che cosa dovrei fare? Cerchiamo di fare in fretta. Altre. Altre. Uno, due. Sono tre. Incinta. Io non riesco a... No, non dire niente. Non adesso. Questo istante è meraviglioso e perfetto, Meso. A che punto riesco a resistere? Finora ci sono riuscita abbastanza, non credi? Una cosa che non... Una delle cose che non riesco proprio a capire, forse la più importante, è lo scopo di tutto questo. Io sono molto vulnerabile e mi fidavo di te. Che bisogno c'era? Io credevo che l'amore non fosse soggetto a condizioni. Tu ottieni sempre quello che vuoi, Mason. E non è colpa mia se poi ti stanchi e non ne vuoi più sapere. È Eden. Fleming, l'ho trovata, è lassù sulla scogliera. Andiamo, a tutta forza, presto. Diavolo fanno? Non ne ho idea. C'è qualcosa che non va. E vorrei sapere cosa. Christy. Non può neanche... Christy, riesce a sentirmi? Dobbiamo sapere chi è stato. No, Ted. No. Tu hai detto un nome. Ti ha violentata lui. A 5 minuti. Tesoro mio, come ti senti? Mamma. Sono qui, amore, non ti lascerò. Oh, tesoro, mi dispiace moltissimo per questa cosa orribile che ti è successa. Shh, mamma. Lo so. Lo so. Oh, tesoro, amore, la tua mamma ti vuole bene, tutti noi te ne vogliamo e avremo cura di te, Steve, Mary e io. Mamma, Mary, siamo qui, tesoro. Ti vogliamo bene. Christy, sono l'ispettore Castillo, Cruis. Puoi rispondere a qualche domanda, per favore? Sì. Sì. Dimmi chi è stato. È stato Ted Kepler. Non le suggerisca dei nomi, per favore. Allora, puoi dirmi chi è stato? Se è stato il figlio di... Signora, la prego. Sì. È stato Ted.
Di cosa? Di essere qui. Mi sento già meglio, davvero. Kelly, mi dispiace di averti mentito. Non ci pensare. Dove sono gli altri? Di là in salotto. Sono tutti preoccupati per te. Già. Che c'è? Ti serve qualcosa? No, niente. Non è solo un brutto sogno. Joe è morto sul serio. Kelly. Guarda, tutto quello che mi resta di... No, questo non è vero. È così, invece. Kelly, ci sono ancora i bei ricordi. Nessuno potrà mai toglierti i momenti passati con lui. Tesoro, saranno proprio quelli a farti superare le difficoltà. È stato Warren a interpellarmi, io sono sua zia. Oh, a proposito, mi chiamo Julia Wainwright. Ah, lei è la sorella di Augusta. Ho pensato che aveva bisogno dell'aiuto di un collega, visto che l'avvocato dei Capewell è Jack Lee. Jack Lee? Proprio lui? Ma guarda, un temibile avversario. Non accetta mai un caso se non è sicuro di vincere. Già, Jack e io siamo vecchi conoscenti. Sa, ho pensato che se ci accordiamo forse io potrei lavorare per lei, ecco, diciamo come spia, che ne dici? Oh, molto interessante. Sottrarrebbe informazioni a Jack? Arrivando Cruz. Fammi vedere. Laggiù. Sono Cruz. Sta per accadere una cosa terribile. Non accadrà. Io non lo permetterò. Vuoi forse liberarti di me? Di cosa stai parlando? Ti amo, è la sola cosa che voglio è che tu stia con me, capisci? Ti prego, fermati. Lo farò solo quando ti avrò portato al sole. Resta dove sei! Solo da un giorno. Ma sì, certo. Allora hai scoperto? Hai scoperto perché? Cosa spera di ricavare? Non lo so, Ted aveva ragione. In questo modo ho solo peggiorato le cose. Sei riuscita a capire se vuole andare in tribunale o se è Steve che la sta spingendo a farlo? Non lo so, ne so anche meno di prima. Mi dispiace. Ora devo tornare da te. Ti prego, lasciami vivere. Lasciami vivere e ti dirò tutto ciò che vuoi. Comincia allora. Sì, ma da come posso essere sicuro? Non puoi! Va bene, sì. Sì, è vero, riguardo al bambino, tu avevi ragione. È vivo e sta bene, è stato rapito, ma ti giuro che non gli è stato torto un capello. E sei tu che hai organizzato tutto questo? Io ho dovuto, me l'hanno imposto. Chi? Non te lo dico. Meglio che tu lo dica se ti va di vivere. Basta, Amy, sta calma, va bene? Non ci serve ucciderlo in questo momento. Deve dirci ancora tante cose. È vero, hai ragione. Sta attento. Sta tranquillo. Bene. Sopra la panca.
Sotto la panca, la capra. Capra? Calma, calma, cerca di stare calma, sta calma. Sta ferma. Signore e signori, un brindisi... Sentivo che ti avrei rivista oggi. Davvero? Ero sicuro che ti saresti ricordata di me. Ma tesoro, non mi sono mai dimenticata di te, neanche per un minuto. Se qualcuno ti ha detto questo, ti ha mentito, caro. Ho cercato di parlarti per telefono, ma non me l'hanno permesso. Chi? Brandon, il fatto è che ho preso delle medicine che mi hanno fatta ammalare. E questa è l'unica ragione per cui sono stata via. Io dovevo rimettermi. Ci hai messo tanto a guarire. Sì, hai ragione. Vero. Certo, lo capisco. Volevo solamente parlare con te e vedere come... Non abbiamo più niente da dirci. Se non sei venuto come poliziotto, credo sia meglio che te ne vada via. Idem, per favore. Dobbiamo superare questo problema. Non possiamo permettere che distrugga il nostro rapporto, ti prego. Avresti dovuto pensarci prima. Ho dovuto fare il mio dovere. Posso farti una domanda? Avresti fatto questo a tua madre? Avresti arrestato Carmen se avessi pensato che fosse colpevole? A cosa? A te, all'unico uomo della mia vita. All'uomo più affascinante, al più desiderabile, al più intelligente, al migliore. Sono così fortunata ad avere te. Se non te l'avessi mai detto prima, te lo dico adesso. Grazie. Prego. Beh, ma io non posso brindare a me stesso. Allora brindiamo a noi. Bevi. Va bene. Un momento, ma qui c'è qualcosa. Qui, sul fondo del mio bicchiere. Spero che non sia un verme. Credevo che i vermi fossero nella tequila e non nello champagne. Che cos'è? Non lo so. A te cosa sembra? Sembra un anello di fidanzamento, è così? Perché non lo provi? Beh, bisogna provare tutto. Non è destinato a me, è troppo piccolo. E lei che cosa ne dice? Lo vuole provare? Levamela. È incredibile. Di solito c'è una domanda che accompagna sempre un anello di fidanzamento. Lo so benissimo, ma voglio fartela io. Vuoi sposarmi, Cruz? Auguri. Allora? Che c'è? Beh, sarà meglio che ti dia da fare.
È facile per te parlare in questo modo, ma io non sono una macchina del sesso. Lo so, volevo dire sì che lo sei. Andiamo, coraggio, so che ce la farai. Se vuoi ti accompagno. Su, fatti coraggio. In fondo non è altro che una scatoletta. Preferirei vomitarci. Va bene. Va bene, lo farò. È la decisione giusta, piccola mia. Io sono molto orgogliosa di te. Non devi preoccuparti di nulla. È per questo che esistono i giudici e gli avvocati come Steve. La giustizia protegge le persone innocenti come lui. Morirai allo scoccare della mezzanotte di oggi, caro Jack. Avete sentito? Jerry, aspetta. Concedemi un ultimo desiderio. Di che si tratta? Io vorrei... vorrei parlare con un prete prima di morire. Ma sì, certo. A causa di una caduta, apprende di non poter avere più figli. La sua disperazione aumenta, scoprendo che tra Channing e Sofia potrebbe ricominciare l'amore. Sai che cosa desidero più di ogni altra cosa al mondo? Cosa? Fare l'amore con te. Anch'io. E Gina giura vendetta. Per Sofia si profilano però altri ostacoli. Augusta Lockridge si fa raccontare da Michael Phelps, un ex sacerdote, quello che Sofia gli confidò molti anni fa, quando andò da lui a cercare conforto. Sofia era allora l'amante di Lionel, che le aveva nascosto di avere già una moglie. Sofia, resasi conto che Lionel non l'avrebbe mai sposata, cerca di circuire Channing Capwell e farsi sposare da lui. La data delle nozze è già fissata, quando Sofia scopre una cosa tremenda. E con quest'uomo, con Channing, intendo. Ha avuto rapporti anche con lui? No, no. Ma avrei voluto averne. Perché? Avrebbe solo aumentato la sua colpa. Perché ora lo so, ne sono certa. Ho appena scoperto di essere... Io sono incinta. E così la gioia e l'orgoglio di Channing era un figlio di Lionel. Ma Gina ignora tutto ciò. In cerca di un alleato, decide di riconquistare l'amore di Mason, che dopo un allontanamento di circa 6 mesi è stato appena riammesso nella casa paterna. Cosa significa? Papà, guardala bene, Mason. Se la vuoi è tua, siete degni l'uno dell'altra. Però il problema più grave che tormenta i Capwell è il processo contro Ted, accusato di aver violentato Christy, che è alle prese con i continui ricatti e le minacce del fratellastro Steve. Interrogata nell'aula del tribunale, riesce a superare la sua paura. Vi sto cercando di dire che non è stato Ted Capwell a violentarmi. Questa ammissione fa riaffiorare alla mente di Mary ricordi spiacevoli dell'adolescenza, i ricordi del prepotente fratellastro Steve che usa violenza per ottenere quello che desidera. L'ho capito da pochi giorni, ma l'ho capito e provo tanta paura solo a pensarci. Sei stato tu a violentare Christy. Non è così! Non è così! E decide di denunciarlo alla polizia. Faresti questo a tuo fratello? Sì, io lo devo fare. Sì. No! A casa Capwell è tornato il sereno. A Kelly, che trascorre tutto il suo tempo in compagnia di Nick, sta tornando la memoria. Abbiamo fatto l'amore. Sì,
l'abbiamo fatto molte volte. Eden e Cruis si riconciliano e prendono la tanto attesa decisione. Io ti amo. Allora fammi felice. Vuoi sposarmi? Quando Mason viene a sapere da Gina chi è il vero padre dell'odiato fratello minore, utilizza l'informazione per ridimensionare la figura di Channing Jr. e la posizione privilegiata di Sofia in seno alla famiglia Kelly. È chiaro. Come ho fatto ad essere così stupido? Ora so di chi si tratta. Di Lionel Lockridge! È lui il padre di Channing! Congratulazioni, papà, hai indovinato. Ma è un'arma a doppio taglio. Channing chiama subito il suo avvocato per fargli cambiare il testamento. Disereda Sofia, Gina e il piccolo Brandon, nipote del nemico Lionel Lockridge. Di fronte a queste amare verità, Channing viene colto da malone. Pronto, casa Capwell. Ma chi parla? Sono l'infermiera del signor Capwell. Credo che non ci siano altri in casa per il momento. Mary, sei tu? Mason? Sembri sorpresa quanto me. Cosa stai facendo in casa mia? Lavoro qui adesso. Io da stamattina mi occupo di tuo padre. Come sta? Purtroppo è ancora in coma. I dottori lo tengono in vita artificialmente. Non sopportava di andare in... Non l'avevamo lasciato nel sotterraneo per metterlo al posto di Jack. Sì, infatti è così. Sì, certo, ma sono arrivati questi due e come vedi hanno... Fa silenzio! Pasticcio. Non sto parlando con te. E neanche con te. Ma che cosa è successo? Credevamo di liberare il vero Jack Lee. Siamo entrati quando gli stavano sparando. Abbiamo pensato di essere arrivati appena in tempo. Credevano di fare la cosa giusta, Julia. Non rimproverarli. Ti ho detto di tacere. Allora, ho messo Jack in salvo. Hanno scambiato gli abiti. Ma come mai ora indossano vestiti identici? Uno di voi è molto, molto furbo e molto fortunato. Ma ci sarà un modo per distinguervi l'uno dall'altro. Senti, conosco bene l'uomo che si fingeva Jack Lee in quell'ufficio. Potrei preparare un test. Beh, se avessi tempo, prima o poi il colpevole si tradirebbe. Ma purtroppo non ne abbiamo. È vero, ha ragione. Non c'è un secondo da perdere. Perché no? Comunque potremmo fare altre cose. Hai proposte più interessanti? Sì, potrei mettere io l'olio a te, tanto per cambiare. Mi sento ancora addosso quello dell'ultima volta. Pensavo di avertelo tolto io. Insomma, lo vuoi fare o no, questo tuffo? Se proprio ci tieni. Non mi sembri molto entusiasta. Se preferisci... Dove credete di andare, voi due? No, non cercate di mentire. Tu stai andando da Brandon e tu nella camera da letto di Channing. Gina, per favore, cerca di ragionare. Brandon non capirebbe se io sparissi così all'improvviso. Farò in modo che non senta la tua mancanza. Ora andate via. Volevo soltanto... Non mi importa di quello che vuoi fare. Tu non mi impedirai di salutare mio figlio. Sono stata chiara. Aspetta, Sant'Anna. Certo che voglio che tu non vada. Ferma! Mio Dio, Gina! A capire. Io faccio parte della tua famiglia. Io faccio parte della tua famiglia, Mason. Prima o poi l'avresti scoperto da solo, quindi... Mi faccio coraggio e ti dico chi sono. Tu potresti essere la mia unica speranza. Hai il diritto di sapere. Sofia. Perfetto, Kelly. Adesso... In realtà è uno schifo. Cos'altro c'è? Ma i sogni e la fantasia. Nei miei sogni tu... Poi, senza volerlo però, nella realtà, vedi,
mi togli l'entusiasmo. Lionel, mi dispiace, vorrei anch'io fantasticare con te, ma sono bloccata dalla realtà, dalle cose vere. Sì, lo vedo. Posso provarci? Non vuoi che fantastichiamo? Che ora io magari... nuda su una pelle d'orso davanti al fuoco. Ma come lo sai? Non si vive per anni a casa. Sei ancora lì? Cruis, io... Senti... Ma che cosa ci sta succedendo? Voglio dire... Eden, sto pensando. Vuoi il tuo stupido anello, Eden? Eccolo. Licenziare Santana e che non voglio mai più vedere lei e Sofia. Devono sparire per sempre. Oh, e lui come ha reagito alla tua richiesta? Ha detto che avrebbe fatto in modo che non mi creassero più problemi. Beh, questa è una promessa un po' ambigua, ma cerchiamo di essere ottimisti. Umano e ha premuto il grilletto, non mi interessa se voleva solamente spaventarlo, ha ucciso una persona. Torno dopo a prendere il resto. Tu devi affrontare questa situazione, va bene? È stata angosciata per anni perché aveva dimenticato di averlo fatto. Va in giro nelle vesti di Dominic cercando di incriminare altre persone. Ha bisogno d'aiuto, lo capisci? Torno dopo, quando non ci sarai. Voglio rivederti mai. Addio! Tegina ha perso il bambino. E c'è un'altra cosa che voglio dirti. Come mai sei così passionale oggi, Sofia? Stammi bene a sentire, non ti azzardare mai a dire a tuo padre che nostro figlio era omosessuale. Bene. Escluso papà, ormai lo sanno tutti. Perché dovrebbe essere l'unico a non saperlo? Forse potrebbe essere la volta buona che la smetta di considerare Channing il figlio perfetto. Grazie per essere passate. Ora vi devo lasciare. Mason, per favore, ti supplico. Devi capire, tuo padre è molto provato. E in questo momento non credo che riuscirebbe a sopportare un simile dolore. Nessuno trarrà vantaggio da questa rivelazione su Channing Junior. Ciao. Ti sbagli di grosso. Ti metti lo smalto rosso. Sei cambiata molto, sai. O sono io che ti influenzo? Può anche darsi, ma deve essere questo caldo. Mi fa impazzire. Che ti importa del caldo? Tu hai una bella piscina. Andiamo, Christy, smettila. A proposito, dimmi del tuo appuntamento di ieri sera. Com'è andata? Ci siamo divertiti. Thank you.
Sei tu? Hai dimenticato qualche insulto l'ultima volta? Mi fai entrare? Ancora non mi sono rimesso in forze dall'ultima volta. Vengo dall'albergo. Mi hanno detto che ora le dirigi tu le indagini. Hai già saputo qualcosa? Sì, ma vieni dentro. Bene. Che cosa hai scoperto allora? Ho una sorella che è importante per me. Tu hai una sorella? Io non sapevo che tu... Non parli mai della tua famiglia. Ma ti dirò, non c'è molto da dire. È gente semplice, molto comune. Lo sai, quel tipo di persone che non guarderesti due volte. Ma è tua sorella, comunque. Tu la vedi spesso? No, non molto spesso. È lei che cerca di stare alla larga. È un peccato. Ah, no, non è mica un problema. A me piace adottare nuove famiglie, come i Lockridge. Sono molto simpatici. Puoi scegliere la famiglia nella quale ti toccherà nascere, però queste altre persone io le ho scelte. Ted, ciao. Ciao, come stai? Allora, avete saputo niente? No, ancora niente. Mi dispiace tanto. Scusatemi, io devo andarmene. Ci vediamo, Ted. Ciao, a più tardi. Ti senti bene? Sì, è un avvocato. Si chiama Jack Lee. È famoso. Ci siamo amati nell'ufficio del giudice. Sono io, mi sente? Giulia, ti prego, ascolta. Per me è stata la prima volta. Sai, lui avrebbe potuto avere tutte le ragazze che desiderava, ma... E invece ha voluto me. Lui vuole solo me. In questa casa, invece, sono tutti preoccupati perché non vedono alcun miglioramento. Forse si aspettavano che guarisse più in fretta. Purtroppo non è così. Già, ma tu devi stare tranquilla, Santana. Non fartene più un problema. Brandon avrà sempre qualcuno che si occuperà di lui. Non verrà mandato a lavorare come Oliver Twist. Il bambino non è tuo, Santana. Sei una perfetta estranea per lui. Come amministratore dei suoi beni ho più voce in capitolo io di te. Ma non sei tu che l'hai messo al mondo, Mason. Non sai che cosa vuol dire. L'ho avuto in grembo per 9 lunghi mesi. È nato dal mio amore per Channing e nessuno di voi, nemmeno uno di voi, potrà mai sapere quanto bene voglio a quella creatura e quanto mi è costato rinunciarvi per sempre. Santana, ti stai preoccupando senza alcun motivo. Presto Gina si rimetterà completamente e tornerà. Cos'è? Stavano cominciando... Sì, perché? Perché? Per il momento non me la sento di vedere o di parlare con qualcuno. Se venissero a dirmi che sono dispiaciuti non saprei che rispondere. E se mi dicessero l'abbiamo sempre saputo, di nuovo non saprei che cosa dire. Vedi, Cruz, la mia vita mi è sfuggita di mano e ho bisogno prima di tutto di ritrovare me stesso. Sì, lo so, hai passato dei momenti molto difficili, ma qui ti sei fatto degli amici, hai un lavoro, hai una casa. Ci vuole più di questo. C'è bisogno di sapere chi siamo e a chi apparteniamo come voi due. E ora per me questo è impossibile. Per me voi due siete le persone più importanti del mondo. Ma sento che devo dare una svolta alla mia vita. E non conosco altro modo per farlo. In passato ha funzionato. Allora funzionerà anche adesso? Non lo so, vedremo. No. È andato tutto bene, proprio come dicevo io, vero? Sì, è andato tutto bene. Dici come se pensassi il contrario. È difficile affrontare quello che devo fare. Che cosa devi fare, Eden? Io amo molto la mia famiglia. Amo Cruz. E non poter raccontar loro quello che è successo, non poterli neanche vedere. Non so se ce la farò, ma ci devo riuscire. Sei sicura della tua decisione? Se potessi risparmiar loro un dolore sarebbe diverso. Hanno già sofferto abbastanza. E la cosa migliore che posso fare in questo momento è lasciare che mi credano morta.
Armi, e voi potreste anche avere ragione, ok? Potrebbe anche essere colpevole, ma io voglio le prove. Sì, ma prima di tutto dobbiamo trovarlo. Sarà fatto. Aspetta, dove vai? Padre, sana e santa. Farete credere che è stato Jack a salvarmi. Esatto. Io sarò un eroe. Ti dirà che sono stata rapita. Sì, che è stata rapita da Mark. Ti prego di calmarti, è la cosa... No, non mi calmo affatto, perché non voglio dimenticare. Se sopravviverò, racconterò tutto di voi e vi troveranno sicuramente, vedrete. Io non credo. E vi metteranno in prigione per il resto della vostra vita. Speravo di non arrivare a questo. Dovrò darti un sedativo. Potrà essere dannoso, ma non possiamo rischiare. Tenetela ferma, su, coraggio. Bella signora, vuole che le predica il futuro. Beh, se riguarda un bell'uomo, alto, avvocato, lasci stare, ho già divorziato da lui. Vuole predirmi il futuro, va bene, se ci tiene tanto. Non mi dica che hanno dato la stanza che ho prenotato a qualcun altro. Avverto che non è serena. E che ha un problema da affrontare. No, 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 gliel'ho già detto, il problema che avevo ormai l'ho superato. Io vedo ancora qualcosa di oscuro all'orizzonte. Ma vedo anche una luce, più avanti. Oh, bene. Allora, mi faccia un favore, questi sono $5, mi potrebbe procurare delle candele fino a che non arriva quel momento? E via su col morale, vado a ballare. Quindi io ti accetto come unico e solo compagno della mia vita. Ti prometto davanti ai nostri amici e alle nostre famiglie di amarti, di seguirti e di essere per sempre tua moglie. Perché riesco a vedere il miracolo che c'è tra di noi. Warren e BJ, quali sono i simboli che avete portato come espressione del vostro amore? Tieni. Grazie. Questi anelli sono il segno tangibile della vostra unione matrimoniale, miei cari. Un'unione forte, solidale e duratura. Un segno del vostro affetto e della fusione delle vostre anime. Che questi anelli possano essere per voi un simbolo costante dell'amore eterno. Quindi, con l'autorità che mi è stata conferita, io adesso vi dichiaro marito e moglie. Warren, ora puoi baciare la sposa. Grazie. D'ora in poi non patirete più la pioggia, perché ognuno di voi darà riparo all'altro. Ti ricordi una cosa? Nick ha salvato la vita di tua sorella quando è stato aperto il ristorante. E oltre questo, Amy li ha visti insieme nell'ufficio di Jack Lee mentre stavano cercando di scoprire qualcosa. Erano insieme e lei non ha affatto detto che Kelly era prigioniera. Ora prendi la tua cena. Perché non fai questo? Fotografia e una richiesta di riscatto.
Non ti preoccupare di quello che è successo, guarda quello che hai sotto il naso. Non so a cosa fa pensare, lo so bene, ma tutto quello che sappiamo con certezza è che due persone sono scomparse. Sceriffo, perché non guarda queste? Sono fotografie e una riporti richiesta... Riporti questo a questo piatto! Ma perché ti aspetti che io pensi quello che tu vuoi che perché pensi? Perché a quest'uomo, questo caro amico che non vedevi da anni, tu stai concedendo il beneficio del dubbio. Qualcosa che il tuo senso del dovere ti ha impedito di concedere a mia madre. Anche se io ero la donna che amavi profondamente, la persona che contava di più al mondo per te. No, non... Di là! Ti troveranno, è vero? No, Kathy, è arrivato il momento di decidere. Resti con loro o vieni con me? Ma come faccio a sapere? Non puoi! Andiamo. Perché tu non fai altro che dire bugie. Finora mi sono sforzata di assecondarti, ma non voglio farlo più. Un attimo di pazienza, va tutto bene. Ti prego, viviamo almeno questo momento con sincerità. Mi dispiace. Scusate. Nessuno vada via. La cerimonia non è finita. Sì, è così. E non so come farò a superare questo momento. Non ho mai provato per nessun altro in vita mia quello che provo per lui. Se desideri una cosa, e veramente, prima o poi la otterrai. Ne sono sicura. Tu abbia amato... Se ti fai vivo. Sono sicura che mi capisci. Tu hai scoperto che Mason era il mio amante. Ma hai pensato che fosse anche il mio amore? Neanche io, sai, ci pensavo. Ragione. Sono le chiavi della barca. Non mi servono più, te le restituisco. Credevo che avresti mandato Ted a prendere la tua roba. Volevo, ma ho pensato che Ted non avrebbe saputo quali erano le mie cose. Come i dischi, per esempio. Eden. Cruis. Eden! Eden! Io ho bisogno di aiuto. Eden! Louis! Sono quassù! Eden! Aiutami, ti prego! Perché non riesci a trovarmi? Salvami! Aiutami! Esattamente quello che farò. Tu verresti con me? Tra un momento. Eden, chi stai chiamando a quest'ora? Sei tu, Sherry. Non si tratta di intavolare una discussione su... Gina Valeria Perilli. Lionel Gabriele Carrara. Aurora Antonella Baldini. Sawyer Davide Lepore. Channing Pieraldo Ferrante. Sofia Mirella Pace. Lilly Barbara De Bortoli. Ted Guido Cavalleri. Kelly Stefanella Marrama. McCabe Maurizio Romano. Maika Edoardo Nordio. Minx Aurora Cancian. Jody
Renata Biserni. Riz, Giorgio Locurato. Maybe one, a DJ Laura Leghi. Warren, Vittorio Guerrieri. Lisa, Beatrice Margiotto. Rafe, Francesco Pezzulli. Rosa, Cristina Dian. Angela, Antonella Giannini. Giulia, Margherita Sestito. Mason, Roberto Pedicini. I'll never let go. I won't say.